Io credo che la prima cosa da fare sia per la grande industria la capacità di equipaggiarsi per ascoltare, no? Per creare una piattaforma che possa portare le nuove idee a chi nella grande industria è capace di capirle e di valutarle e si è appropriato di metterle a valore. In questo senso credo che quello che voi state facendo mi sembra essere un esempio molto positivo di come questo possa venire. Richiede una capacità organizzativa, quindi non solo negli intenti, ma nella execution di un processo che comunque non è facile di selezione. E poi io credo che la grande industria in generale nel mercato attuale abbia veramente bisogno di idee nuove. I business model, l'abbiamo sentito prima, nel campo delle telecomunicazioni, ma non solo, nel campo dell'energia, stanno cambiando. La grande industria ha bisogno di idee nuove e quindi credo che tutti quelli che hanno qualcosa da dire possono contribuire al cambiamento dentro le aziende e dall'esterno sia qualcosa di importante. Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di essere qua oggi. Io mi auspico che ecco, questo porti poi concretamente a dei risultati, no? Perché come qualcuno ha detto stasera si è impegnato a non far perdere tempo a nessuno, abbiamo bisogno di persone capaci di far funzionare le cose e quindi anche di far funzionare questo meccanismo di selezione verso il mondo della grande industria. Io personalmente mi auspico che di avere, come ho detto, due o tre esempi concreti che possa inserire nel portafoglio di soluzioni che la mia azienda porti al mercato e possa mettere a valore nel corso del 2013. E mi auspicherei che questo avvenisse attraverso Mind the Bridge.